Bergamo, minacce di morte in casa. Bimbo chiede aiuto alle maestre e fa arrestare il padre. Sequestro delfico, elementari e medie del convitto tornano a scuola alla De Jacobis e alla San Berardo. Teramo, si rompe uno scarico fognario, appartamenti Ater in via Adamoli invasi dai liquami. Casa, Pescara capitale degli sfratti, l'emergenza abitativa nello studio di Sunia e CGL. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di J News. In apertura la cronaca: assiste alle violenze e alle minacce del padre contro la madre, chiede aiuto alle maestre e lo fa arrestare. È accaduto nel Teramano, l'uomo adesso si trova in carcere. Il servizio è di Paola Peluso. Prendeva a schiaffi, calci e pugni la moglie e la riempiva di insulti fino a minacciarla di morte, il tutto sotto gli occhi dei figli minorenni. Proprio grazie alla confidenza terrorizzata di uno di loro, fatta ad una maestra di scuola elementare, si è scoperta l'ennesima storia di maltrattamenti in famiglia perpetrata nel Teramano. L'ultima storia arriva da un comune della provincia e ha visto l'arresto di un quarantenne violento. Grazie alla segnalazione delle maestre del bambino è scaturita un'accurata attività investigativa che la Procura di Teramo ha delegato alla squadra mobile. Dall'indagine sono emersi tutti i reiterati maltrattamenti perpetrati dall'uomo ai danni della moglie in presenza dei bambini. Calci, pugni, schiaffi, tentativi di strangolarla e minacce di morte incurante che d'assistere ci fossero i figli piccoli. In uno degli ultimi episodi di violenza l'uomo avrebbe minacciato alla moglie di togliergli i bambini. Il più piccolo, terrorizzato, nei giorni seguenti ha chiesto aiuto alle sue maestre e ha raccontato tutto quello che succedeva in casa. La squadra mobile ha eseguito nei giorni scorsi l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il quarantenne in quel momento si trovava ricoverato in ospedale e lasciato sotto la custodia del personale della polizia penitenziaria di Teramo. Una volta dimesso, il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno. Cambiamo argomento. Sono tornati a scuola nelle nuove sedi provvisorie della De Jacobis e della San Berardo gli alunni delle elementari e delle medie del convitto delfico. Calorosa l'accoglienza da parte dei nuovi compagni. Da organizzare ancora il servizio mensa e il trasporto degli studenti. Rino Orsatti. Un nuovo primo giorno di scuola, così è stato ribattezzato oggi per i ragazzi più piccoli del convitto. Sì, una grande emozione anche oggi. È un nuovo primo giorno di scuola sia per i ragazzi della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado annesse al convitto Melchiorre Delfico. Abbiamo ricevuto un'accoglienza veramente grande, io l'ho apprezzata davvero tanto. Ringrazio quindi la dirigente Cataguzzena, la dirigente dell'istituto Teramo 3, e ho detto appunto ai nostri alunni insieme al sindaco stamattina e all'assessore Miriam Tulli: oggi è un nuovo primo giorno di scuola, il convitto ricomincia da qui, siamo in nuove strutture. Avremo tanti altri compagni, quindi il fatto di essere insieme agli altri e di condividere la scuola rappresenta un dono prezioso, perché sappiamo che dagli altri si impara tanto, però conserveremo sempre l'anima grande della grande famiglia del convitto. Adesso andiamo avanti con gli ulteriori passaggi, perché ripresa l'attività didattica. Come abbiamo già detto alle famiglie, per ridurre al minimo il disagio dei ragazzi del convitto e del delfico, adesso dovremo e dobbiamo completare il tema dei servizi. Ieri abbiamo avuto il numero, diciamo così, più o meno certo dei ragazzi che hanno bisogno del trasporto, quindi adesso in questi giorni organizzeremo un'attività di
di trasporto dedicata insieme alla preside, così come sulla mensa. La preside sta lavorando per la riapertura della mensa, ci siamo messi anche lì a disposizione per dare un supporto, anche andando incontro a tutte quelle che sono le autorizzazioni richieste per poter garantire anche questo servizio. Lavori di adeguamento sismico mai partiti nella sede della Questura di Teramo. Il sindacato di polizia SAP parla di muro di gomma e chiede alle istituzioni quando si interverrà a tutela di agenti, personale amministrativo e utenti degli uffici di Viale Bovio. Vediamo il servizio. Non vogliamo che succeda quello che è successo all'Aquila con il Palazzo del Governo. A quando i sigilli anche per la Questura di Teramo? Lo chiede la segreteria provinciale e regionale del SAP pochi giorni dal sequestro del Delfico di Piazza Dante, tornando a denunciare la grave carenza di sicurezza legata al mancato avvio dei lavori di adeguamento sismico della sede di Viale Bovio. Annuncia a parte dei lavori, ad oggi non c'è traccia. Voi parlate di muro di gomma rispetto anche alla richiesta di documenti. Perché abbiamo cercato di fare un accesso agli atti. Questo accesso agli atti, diciamo che è stato limitato, nel senso che ci hanno risposto che era in corso una gara d'appalto e che quindi avremmo potuto in un certo senso alterare l'assegnazione della gara d'appalto. I lavori annunciati per febbraio di quest'anno ancora non si vedono. Il SAP da anni chiede garanzie, ma anche la delocalizzazione degli uffici durante l'intervento, ma chiede anche altro. Dal principio abbiamo suggerito di convogliare quei fondi, che sono 10 milioni di euro e più forse, per la costruzione di una nuova questura, in modo che si possa lavorare in tranquillità sulla struttura eventualmente nuova o ex nova e permettere l'attività normale all'interno della questura. Rispetto al resto delle sedi regionali, la situazione della Questura di Teramo è la più critica. Questo va a discapito anche dell'operatività di quelle che sono le forze di polizia sul territorio. Sì, va a discapito anche della sicurezza, perché l'operatività forse non ne risente, ma la sicurezza del personale che lavora all'interno, quello sicuramente sì. Appartamenti invasi dai liquami nella palazzina Ater di via Adamoli a Colleaterrato Basso. La rottura di uno scarico fognario ha causato allagamenti e infiltrazioni sia in alloggi disabitati che in case occupate. Gli inquilini chiedono l'intervento dell'Ater per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. Marina Ruggeri. Non hanno pace gli inquilini di via Adamoli a Teramo. Da giorni alcuni condomini stanno vivendo una situazione igienico-sanitaria ai limiti del consentito. Da giovedì scorso la famiglia che abita l'appartamento del primo piano si è trovata a combattere contro infiltrazioni di acqua sporca dai piani superiori. Dopo aver avvertito il sindaco della città, l'Ater e altri enti preposti e dopo non aver ricevuto alcuna risposta, la famiglia è stata costretta domenica ad avvertire i vigili del fuoco e di conseguenza i carabinieri per verificare al piano superiore disabitato le condizioni delle tubature e delle infiltrazioni. Lo spettacolo che si è manifestato davanti è stato dei peggiori. Una rottura della colonna fecale della palazzina aveva condotto le acque reflue a depositarsi fra i muri ed invadere gli appartamenti al di sotto del quarto piano. Dopo giorni di problemi e disagi, come potete vedere dalle immagini, solo questa mattina alcuni tecnici hanno riparato la fognatura e pulito sommariamente l'edificio, ma all'interno degli appartamenti rimane una condizione igienico-sanitaria non tollerabile. Gli inquilini del primo piano chiedono all'Ater di intervenire subito, mentre proprio in queste ore si stanno mettendo in contatto con l'ufficio di igiene per chiedere aiuto e la risoluzione quanto prima della problematica, rischiosa anche per la salute, vista l'infiltrazione di acque reflue, umidità, pezzi di intonaco che cadono dai muri e un odore nauseante. L'allarmante situazione dell'emergenza abitativa nella provincia di Pescara, con particolare riferimento alla crescita degli sfratti. A segnalarlo uno studio di Sunia regionale che con CGL Pescara oggi ha illustrato delle proposte a favore delle fasce più deboli della popolazione. Ferruccio, benvenuti. La provincia di Pescara e soprattutto la città capoluogo hanno il non invidiabile primato di provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti tra privati nel periodo 2020-2023 in Abruzzo. Abbiamo messo in evidenza questo dato: su 4.000 richieste di sfratti in tutta la regione Abruzzo, oltre 2.700 sono concentrati nella Pescara e provincia, e di questi 2.700 oltre la metà sono concentrati nella città capoluogo.
Il dato allarmante e che pesa inevitabilmente sulle fasce più deboli della popolazione è stato elaborato e illustrato questa mattina in CGIL dal Sunia regionale. Questo significa che il problema, l'emergenza abitativa in questa città è più forte, si sente maggiormente rispetto alle altre province. Quindi questo determina chiaramente un'assunzione di responsabilità da parte del pubblico e questo abbiamo visto che nel corso di questi anni nella filiera istituzionale, nazionale, regionale e comunale non c'è stata. Cosa si potrebbe fare? Innanzitutto ripristinare i fondi di sostegno all'affitto e il fondo di sostegno alla morosità incolpevole. Noi stiamo chiedendo anche a livello qui comunale, provinciale, stiamo chiedendo l'istituzione di un tavolo presso la prefettura, un tavolo interistituzionale che vede la presenza del comune di Pescara, delle ATER e soprattutto dell'ANCI, proprio per capire come determinare, innanzitutto governare il fenomeno degli sfratti, ma soprattutto come prevenirlo, per esempio mettendo a disposizione degli inquilini, quelli meno abbienti, la possibilità di accedere all'edilizia residenziale pubblica in maniera più diretta. Si è tenuto questa mattina al Palazzo del Mare di Roseto un convegno sui temi legati al turismo rosetano organizzato dall'Associazione Cerchi Concentrici. Si è parlato dei dati dell'ultima stagione balneare e di nuove idee per il prossimo futuro. Fabio Talamonti. Convegno inerente il turismo questa mattina al Palazzo del Mare di Roseto, proprio dinanzi il lungomare Trieste. Evento voluto e promosso dall'Associazione Cerchi Concentrici e dall'Istituto Moretti. Si è parlato dei progetti futuri per ridare linfa ad un territorio di per sé strategico. Un altro tema poi è stato quello della destagionalizzazione e di come sia fondamentale per una località come Roseto fare turismo 12 mesi all'anno. Abbiamo questo indirizzo turismo, che è un indirizzo nell'ambito dell'istituto tecnico, e ha dei risvolti importantissimi perché oltre a guardare l'economia turistica, guarda ovviamente le lingue e guarda quello che è il processo di sviluppo. Il grande problema che ha l'Abruzzo è che ha un potenziale enorme, si dice da tantissimi anni, ha questa incidenza che pochi hanno di saper compenetrare la montagna con la collina, con i borghi, con i paesaggi veramente mozzafiato e soprattutto con un mare ancora molto attraente e per certi versi incontaminato, riserve e quant'altro, però non riusciamo a fare ancora sistema e squadra. Ecco, io credo che questa mattina i relatori punteranno molto sul fatto che ci vuole una grande spinta innovativa sotto questo profilo, quindi si deve partire dal concetto di fare squadra e di fare turismo per tutto l'anno su tutto il territorio. Non c'è una parte del nostro territorio che non possa essere visto in qualsiasi periodo dell'anno. Abbiamo condiviso alcuni dati del report che la nostra società di gestione dell'aspetto turistico con i fondi appunto dell'imposta di soggiorno ha consegnato in questi giorni al Comune, dati importanti, più 13% dal 23 al 24, targetizzazione del turismo su un brand familiare che sta sempre più crescendo, turismo esperienziale e poi dati importanti sulle provenienze, insomma numeri che servono e serviranno sempre più a programmare anche le annate successive. E una piccola chiosa, ho apprezzato molto l'intervento di Erminio Di Rodovico che nella sua relazione ha proprio citato Roseto come esempio virtuoso e ha proprio citato che se Roseto probabilmente oggi ha dei risultati importanti è perché si è programmato bene negli ultimi anni. È stata assegnata l'ultima concessione per la realizzazione di nuovi cali scendi nel porto di Giulianova. La Regione ha chiuso il bando che prevede complessivamente 9 strutture che sorgeranno sul molo sud su un tratto di circa 250 metri. I lavori sono attesi tra non meno di un anno. L'Inno Nazionale. Chiuso il bando per l'assegnazione delle nuove concessioni al porto di Giulianova per la realizzazione di 5 nuovi caliscendi che vanno ad aggiungersi ai 4 assegnati con un precedente bando, quello di 7 anni fa. Nuove strutture che sorgeranno in gran parte sul lato esterno del molo sud, tranne una che verrà costruita sul lato interno, nel tratto compreso tra il faro e la curva. L'ultima assegnazione c'è stata nei giorni scorsi e la Regione ha comunicato la conclusione del bando. Le nuove concessioni avevano ingolosito
società e imprenditori che hanno partecipato al bando e che non hanno badato a spese, visto che per ottenere un'assegnazione c'è stato anche chi ha sborsato oltre 60.000 euro, ben oltre i 20.000 stabiliti per un periodo di 6 anni, a cui bisognerà aggiungere il costo di realizzazione del caliscendi, che si aggira intorno a 50.000 euro. A questo punto bisognerà procedere con la costruzione delle nuove strutture che un tempo venivano utilizzate per la pesca e per sfamare le famiglie dei pescatori, mentre oggi sono un'attrazione per i turisti e anche luogo per organizzare cene private o manifestazioni di interesse collettivo, come la promozione di prodotti enogastronomici del territorio. Sui tempi di realizzazione però ci sarà da aspettare almeno un anno. Sul molo sud sono previsti interventi di consolidamento del braccio con la rifioritura dei massi artificiali. Al momento ne sono stati sistemati poco più di 200, ma ne servirebbero altri 1.400 per completare l'opera. Solo successivamente, e dopo che i nuovi scogli saranno stati stabilizzati e messi in sicurezza, si potrà procedere con la realizzazione dei nuovi caliscendi. La legge regionale consente ai proprietari di queste strutture, al pari dei trabocchi della costa teatina, di fare attività di ristorazione. Una legge che però contrasta con il piano regolatore portuale di Giulianova, che consente solo attività turistiche e ricreative, come quelle promosse in questi anni con la manifestazione Calistelle, che verrà riproposta anche la prossima estate dopo il successo delle precedenti edizioni. Uno degli obiettivi è quello di modificare i parametri del PRG portuale per dare la possibilità ai proprietari di caliscendi, qualora lo volessero, di fare attività di ristorazione fissa con posti limitati. Don Antonio Coluccia, testimonial del 32esimo premio Paolo Borsellino, questa mattina a Pescara alla presentazione del programma di eventi previsti nella provincia. Il servizio. Don Antonio Coluccia, il sacerdote scomodo alla criminalità e alla malavita organizzata e quindi da eliminare, è il testimonial della 32esima edizione del Premio Nazionale per la Legalità e l'Impegno Sociale e Civile Paolo Borsellino. Il Premio Borsellino mi mette al centro soprattutto l'emergenza educativa di oggi, che i giovani sono un dono e non un problema, e allo stesso tempo cerca di tracciare un pochettino la strada, quindi a una città che non si commuove soltanto, ma che si muove e che prende atto di ciò che è accaduto, e insieme alle forze di polizia, insieme alle agenzie educative del territorio, perché cerca di affermare comunque quello che è il bene comune e il bene dei nostri ragazzi e di questo territorio, perché questo territorio è un territorio bellissimo e deve essere amato, e come dire, e questo amare questo territorio significa responsabilità, passione e amore. Don Coluccia questa mattina a Pescara con il sindaco Carlo Masci e il presidente di Fondazione Pescara Abruzzo Nicola Mattoscio ha seguito la conferenza di presentazione degli eventi del premio in programma in provincia di Pescara. Abbiamo raccolto le esigenze del territorio e fatto un programma ad hoc affinché la scuola e tutte le associazioni di riferimento potessero avere una buona occasione per incontrare, per parlare, per darsi appunto da fare. Le dipendenze da un punto di vista chiaramente delle sostanze stupefacenti, ma anche quella affettiva, ma anche quella dei social network e quindi dell'abuso della tecnologia. Cerchiamo di essere vicini alle persone, ai cittadini e ai più giovani. Crediamo di riuscirci ormai da 32 anni. Tema per il 2024 è il fresco profumo di libertà, declinato e contrapposto al puzzo delle mafie, come ben esemplifica il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Sospiri. Oggi un mafioso in Italia sa che vive braccato e che prima o poi la giustizia inevitabilmente arriverà, e le nuove generazioni nel sud Italia, nel nord Italia, ovunque crescono con l'idea che dire mafia vuol dire pronunciare una delle parole più dispregiative che possa esistere al mondo. Sarà il giornalista e scrittore Antonio Polito l'ospite dell'ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna culturale Communitas Cogitationis, promossa dal Centro Studi Il Risveglio. Venerdì alle 19 al Cursal di Giulianova, Polito presenterà il suo libro Il Costruttore, le 5 lezioni di De Gasperi ai politici di oggi. La serata sarà moderata dal giornalista Gian Maria Monti. Polito è editorialista del Corriere della Sera, per cui scrive di politica italiana ed europea. Era questa l'ultima notizia, adesso le previsioni del tempo e poi la pagina sportiva con Fabrizia Cardinale. Grazie e arrivederci.